Hola gente, sono Wallflower e benvenuti in questo nuovo video. Adesso la butto questa cosa perché sennò continuerò a muoverla per tutto il resto del video. Anche oggi, prima di cominciare, vi devo rubare qualche preziosissimo minuto della vostra vita per ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete fatto il 23 di settembre per il mio compleanno. Sono stata felicissima di aver letto tutti i vostri messaggi, è stata una giornata a dir poco fantastica. Mi dispiace di non aver fatto uscire il video mercoledì scorso, però la scuola è più complicata di quanto immaginassi. Nonostante tutto, domenica siamo stati a Romix, è stata una giornata davvero bella. Bella perché non mi aspettavo che diverse persone mi riconoscessero, abbiamo fatto foto, autografi, abbracci a destra, a sinistra. È stato bello. So che non ci conosciamo, ma vi voglio comunque bene. Sono stata felicissima di... So che non ci conosciamo, ma vi voglio tanto bene. Sono stata felicissima sia di aver letto i vostri messaggi, sia di aver fatto foto con voi, di avervi incontrati e tutto il resto. Bene, ora possiamo finalmente iniziare con il tema del giorno, che è mi ingelosisco quando... Tema preso dal fiore che è la rosa gialla, che è appunto il fiore della gelosia e dell'invidia. Allora, premetto che ci sono tante cose per cui mi ingelosisco, però credo che la principale sia che mi ingelosisco se vedo le persone a cui tengo di più fare cose che magari abbiamo già fatto noi con altre persone. E magari poi penso che, oddio, si sono divertiti di più, è stato più bello e quindi un po'... Mi dispiace. Voglio dire, non è che io sia eccessivamente gelosa, solo che se tu stessi andando a fuoco e io avessi a portata di mano dell'acqua, la userei per innaffiare una pianta. Attenti. E voi sì, anche voi siete molto gelosi, mi avete scritto in tanti, come al solito mi dispiace non potervi mettere tutti, perché davvero mi scrivete in tanti e... Wow, oh mio Dio, è difficile selezionarvi, quindi ne ho presi solo alcuni come l'altra volta. Inizia. A Strange Illuminated dice: mi ingelosisco quando i ragazzi ad un matrimonio o ad una festa dove bisogna vestirsi eleganti corrono felici ed io con la gonna, obbligata a metterla da mia madre, non posso neanche sedermi che mi si vedono le mutande. Qualche volta vorrei essere un ragazzo ma non posso. Ti capisco benissimo, anche io tante volte vorrei essere un ragazzo. Hanno una vita molto più facile, cioè a partire dalla doccia o dal fatto che non hanno il ciclo ogni mese. Odio il ciclo. Anch'io. SF dice: mi ingelosisco quando sento tutti parlare dei loro viaggi all'estero e sono consapevole del fatto che non potrò mai farne uno. Siamo in due e non sono mai uscita dall'Italia, sai? Che tristezza. Smettila di commentare i miei video. Ma cosa che mi intristisce? La tristezza con cui tu dici queste cose. Cioè, guardi tu la fotocamera e vorresti piangere. Sì, perché tutti dicono che andare in aereo è bello, io non l'ho mai preso. Che schifo. Mamma mia, guarda che vita di merda. Samu02319, un altro è po'... È il numero di telefono? No, sì, non lo so, non l'ho capito, proverò a inviarti un messaggio. Mi ingelosisco quando vengo a sapere che mia sorella di 10 anni viene invitata a mangiare la pizza dei nostri vicini e io rimango a casa a guardare video. Se vuoi, la prossima volta che mamma fa la pizza ti chiamo, vieni a casa, è buona. Cioè, almeno così dicono tutti e lo dico anch'io. È buona. They Make Me So Happy, che ringrazio per tutti gli edit che fa, che sono bellissimi, dice: mi ingelosisco quando i miei compagni parlano di videogiochi che non fanno su YouTube e io non posso comprarli. Papà dammi big money, voglio i videogiochi. Scritto. Papà dalli i big money, per favore. O money. Money, 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 money. Poi abbiamo una certa Ivana Mercuri. Andate, segnalatele il profilo, per favore, che non la sopporto. L'altro giorno mi ha chiesto se mi sento importante. Vuoi saperlo? Sì, mi sento importante. Non è vero. Ti avvicinare così tanto che ti fa il naso grande. Ho il naso grande. Ivana Mercuri, mi ingelosisco quando ti vedo con Charlie Moon. Io volevo essere la tua migliore amica. Dillo che lo fai solo per avere follower su Instagram. No, non saremo mai migliori amiche, mi dispiace, ti odio. Un saluto Ivana. Ivana. Un bacione. Poi abbiamo una certa Charlotte Moon, che è il nome di merda, madonna. Non è vero, è bellissimo, ti voglio bene. Che sta facendo? Metti un piede. Mi ingelosisco quando i miei amici escono tutti insieme, io non posso perché mia mamma organizza cene o viaggi improvvisi. Maledetta mamma Moon, l'avessi io una mamma che mi organizza i viaggi, cioè.
Smettila con questo piede. In conclusione voglio dirvi che la gelosia, almeno secondo me, è una cosa davvero 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 terribile. Però siamo esseri umani, proviamo determinati sentimenti, sto dicendo le cose più ovvie di questo mondo, però non possiamo fare a meno di essere anche gelosi. Detto questo, vi ricordo... No, che cosa vi ricordo? Vi dico, non ve lo posso ricordare, non ve l'ho mai detto, che il tema del prossimo video sarà preso... No, il tema del prossimo video sarà tratto dal fiore glicine e il tema è l'amicizia, quindi hashtag... Smettila con quel piede, ti vedo. Se questo è un piede. Ah, sono mani, sembrava un piede. Hashtag io e il mio migliore amico. E potete scrivermi di un'esperienza divertente che avete passato insieme, oppure di quello che fate di solito, non lo so, quello che volete voi. È un bellissimo tema. E il glicine è un bellissimo fiore. Uno dei prossimi video sarà il video tag la mia prima volta, quindi dovreste farmi una serie di domande dove mi chiedete le mie varie prime volte. Ad esempio la prima volta che ho fatto amicizia, che ne so, la prima volta che ho dato un bacio, la prima volta che sono andata in bicicletta, quello che volete, con l'hashtag la mia prima volta. Viva gli hashtag, sono belli gli hashtag, hashtag cose a caso, bellissimo. Potete scrivermi su Twitter, sulla pagina Facebook e su Instagram. Madonna, che cavolli, voglio morire. Potete scrivermi su Instagram, su Facebook e sulla pagina Twitter. Ma cosa? Potete scrivermi su Instagram, sulla pagina Facebook e su Twitter. I link ve li lascio nella descrizione del video. Per oggi... No, devo passare. Per oggi finisce qui. Bye! Ho detto il bye più brutto di tutta la mia vita. E mi si vede dietro il fiore. Saluto. Ciao!